Io direi affinché il referendum non risulti carta straccia. L'acqua pubblica, l'acqua come bene comune, deve tornare a essere amministrata dal territorio e non dall'azienda che di fatto ha causato danni irreparabili sia sotto l'aspetto economico che gestionale in genere. E quanto è emerso dalla due giorni no gori nell'agro in vista del mega corteo che si terrà sabato prossimo a Napoli. Due appuntamenti che hanno voluto sensibilizzare ancor di più i cittadini per mobilitarsi ed essere presenti il 17 gennaio e dire no alla gori per tentare di cambiare le sorti future del servizio idrico integrato in regione Campania. Del resto sono i cittadini ad aver avuto le bastonate più pesanti dalla gori negli ultimi mesi in particolare. Ricorderete l'arrivo delle cartelle pazze, fortunatamente poi bloccate, ma anche una serie di distacchi dell'utenza che hanno portato legali di ogni angolo della regione a presentare ricorsi davanti ai giudici di pace di turno. A Castel San Giorgio e Pagani i due incontri tenutisi venerdì e ieri sono stati importanti per cercare di organizzarsi al meglio, perché la battaglia per dire no alla gori è partita proprio dall'agro, da un comune, dal piccolo comune di Rocca Piemonte, dai comitati civici che convinsero l'allora sindaco Antonio Pagano a farsi da portavoce di una protesta poi sfociata con la cacciata della gori dalla piccola cittadina. C'è voluto tempo perché altri sindaci capissero l'esigenza di dire no alla società che gestisce il servizio dell'acqua in Campania. Ma adesso sono tutti uniti o quasi con la rete dei sindaci, insieme ai comitati, con in mano un referendum che chissà perché non ha avuto quella forza, quell'impatto che tutti auspicavano. E allora la lotta prosegue, a cominciare da sabato, con questo corteo che potrebbe subire dei mutamenti nel percorso, non nell'idea, insieme per far sì che la regione Campania, gli attuali reggenti o chi verrà al loro posto successivamente possa finalmente far qualcosa affinché il potere amministrativo per il servizio idrico torni ai comuni e con l'acqua che torni nelle case di tutti, pubblica, indispensabile, il bene più prezioso. Le amministrazioni stanno aumentando continuamente, Nocera Inferiore parteciperà, Rocca Piemonte parteciperà, Fisciano, Rocca ha cominciato la battaglia. Fisciano, lì abbiamo iniziato la rete dei sindaci per l'acqua pubblica, Angri eccetera eccetera. Io sono una volontaria dell'acqua, però mi occupo anche, nel momento in cui è nata Rocca Piemonte, la rete dei sindaci, di offrire una sinergia e un contatto tra le amministrazioni e i comitati, perché questa è la forza di questi reti che sono fuori dalla rete dei sindaci, il contatto con i comitati e la sinergia tra di loro. Noi volontari siamo sempre dalla stessa parte, dico io, nel senso che non abbiamo dubbi sulla forza, diciamo, dell'acqua, per cui i motivi etico-morali e di giustizia sociale ci supportano in queste attività continue. Se non ci fossero questi. Però, e questo ci ha aiutato, però non siamo astratti, abbiamo deciso a un certo punto, partendo dall'assemblea in cui c'erano posti delle amministrazioni, abbiamo capito che potevamo parlare con queste amministrazioni, partendo da 5 o 6. In primis Rocca Piemonte, chiaramente, dove è nata proprio la rete dei sindaci, abbiamo avuto contatti in tutto il territorio ad O3. E oggi è una bella manifestazione. Sì. L'agro partecipa, sì, quasi interamente. L'agro è la parte forte della rete dei sindaci, però oggi si stanno associando anche quelli del gruppo napoletano, quindi è un invito anche ai cittadini del napoletano di parlare con i loro sindaci e convincerli.